In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam. Iudica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, ab homine iniquo et doloso erue me. Quia tu est Deus fortitudo mea, quare me repulisti et quare tristi sincedo, dum affligit me inimicus, emitte lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam. Confitebor tibi incitara Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea et quare conturbas me. Spera in Deo quoniam adu confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra. Confite orde omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Micaeli Arcangelo, beato Ioanni Battiste, Santis Apostoli Petro e Paolo, omnibus santis et vobis fratres, quia peccati nimis, cogitazione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Battistam, santos apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Deus, tu conversus vivificabis nos, et plebs tua letabitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, spiritu tuo. Oremus. In virtute tua, Domine, letabitur justus, et super salutare tuum exultabit vehementer. Desiderium anime eius tribuisti ei. Quoniam prevenisti eum in benedictionibus dulcedinis, posuisti in capite eius coronam de lapide precioso. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In virtute tua, Domine, letabitur justus, et super salutare tuum exultabit vehementer. Desiderium anime eius tribuisti ei. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad desteram Patris, miserere nobis,
quoniam tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe, un santo spirito in gloria dei patris. Amen. Dominus vobiscum, oremus. Deus qui beatum Venceslaum per martiri palmam a terreno principatu a celestem gloriam transtulisti eius precibus nossa omnia adversitate custodi et eius dem tribue gaudere consortio per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Sapientiae. Iustum deduxit Dominus per vias rectas, et ostendit illi regnum Dei, et dedit illi scientiam sanctorum. Honestavit illum in laboribus, et complevit labores illius. In fraude circumvenientium illum affuit illi, et honestum fecit illum, custodivit illum ab inimicis, et a seductoribus tutavit illum, et certamen forte dedit illi, ut vinceret et sciret quoniam omnium potentior est sapientia. Ec vengitum iustum non de reliquit, sed a peccatoribus liberavit eum, descenditque cum illo in foveam, et in vinculis non de reliquit illum, done afferret illi sceptrum regni, et potentiam adversus eos, qui eum deprimebant, et mendaces ostendit, qui maculaverunt illum, et dedit illi claritatem aeternam, Dominus Deus noster. Dal libro della Sapienza. Il Signore guidò il giusto per vie diritte e gli mostrò il regno di Dio. Gli diede la scienza delle cose sante, lo compensò delle fatiche e ha fatto fruttificare il suo lavoro. Lo assisté tra le frodi di chi lo raggirava e lo fece ricco. Lo guardò dai nemici, lo protesse dalle insidie, lo rese vincitore nell'aspra lotta, in modo da insegnargli che la sapienza trionfa su tutto. Essa non abbandonò il giusto venduto, Giuseppe, ma lo salvò dai peccatori. Con lui discese nella prigione e anche nelle catene non lo lasciò, finché non gli ebbe dato la potenza di un re e autorità su quelli che lo opprimevano. Fece vedere bugiardi coloro che lo avevano accusato, e il Signore Dio nostro gli procurò una gloria eterna. Deo gratias. Beatus virquit in me Dominum, in mandati seius cupit nimis, potens in terra erit semen eius, generatio rectorum benedicetur. Alleluia, alleluia. Posuisti Domine super caput eius corona de lapide prezioso. Alleluia. Dominus vobiscum, tecum spiritu tuo. Sapientia Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, non iter vitrari qui a pacem veneri mittere in terram. Non veni pacem mittere, sed gravium.
veni enim separare hominem adversus patrem suum, et filiam adversus matrem suam, et nurum adversus socrum suam, et inimici hominis domestici eius. Qui amat patrem aut matrem plusquam me, non est me dignus, et qui amat filium aut filiam super me, non est me dignus. Et qui non accipit crucem suam et sequitur me, non est me dignus. Qui invenit animam suam, perdet illam, et qui perdiderit animam suam propter me, inveniet eam. Qui recipit vos, me recipit, et qui me recipit, recipit eum qui me misit. Qui recipit profetam in nomine profete, mercedem profete accipiet, et qui recipit justum in nomine justi, mercedem justi accipiet, et qui cunque potum dederit uni ex minimis isti, calicem atque frigide tantum in nomine discipuli, amen dico vobis, non perdet mercedem suam. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma la spada, perché sono venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i propri nemici saranno quelli di casa. Colui che ama il padre o la madre più di me non è degno di me, e colui che ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Colui che ama troppo la sua vita la perderà. Colui che sacrifica la sua vita per amore mio la ritroverà. Chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta come profeta avrà lo stesso premio del profeta, e chi riceve un giusto come giusto riceverà il premio del giusto. Colui che avrà dato da bere anche un solo bicchiere di acqua fresca al più piccolo di voi, perché è mio discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. L'Austi di Criste. Sia lodato Gesù Cristo, fratelli. Non è colpa mia se è il secondo giorno consecutivo che la liturgia ricorda dei martiri. Se ricordate, ieri si celebravano i fratelli medici Cosma e Damiano, martiri, e oggi è la volta di San Venceslao, patrono della Boemia, e Duca di Boemia. Questo Venceslao è vissuto nel X secolo, quando ancora la Boemia era terra di missione. Circolavano missionari che provenivano dalle vicine regioni già cristianizzate per fare la cosiddetta implantatio ecclesiae, cioè per fondare di nuovo da capo la Chiesa nella terra di Boemia. E naturalmente c'erano i primi cristiani, tra cui il padre di Venceslao, il duca di Boemia, Venceslao stesso, educato alla fede dalla nonna Santa Ludmilla, ma nella stessa famiglia c'era chi era pro e chi era contro, per esempio la madre e anche il figlio minore, il fratello minore di Venceslao, non volevano lasciare le abitudini pagane ed erano contrari all'ingresso dei missionari e a queste nuove idee
che provenivano appunto dall'Occidente, dalla Chiesa. Ora Venceslao, come successore di suo padre al governo della Boemia, fu un grande duca sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista spirituale, perché voleva far crescere il suo popolo spiritualmente, moralmente, cioè dare dei sani principi e favorire in tutti i modi i sacerdoti cattolici, la nascita di nuovi monasteri, insomma impiantare la fede. Era convinto che avrebbe portato ad una crescita umana, culturale e spirituale del suo popolo. Lui stesso spesso si tratteneva in chiesa a pregare da solo, e fu proprio in una di queste occasioni in cui lui pregava nella cattedrale che venne ucciso per la gelosia e l'invidia del fratello minore. Non si trattò soltanto di un evento triste dovuto a degli intrighi di corte, ma il popolo boemo riconobbe da subito un vero e proprio martirio, cioè un'uccisione dovuta all'odio verso la fede cristiana. Vedete come aderire a Cristo può costare anche tanto. Nella vita di San Venceslao si può sottolineare questo aspetto che è molto attuale, cioè, come abbiamo sentito nel Vangelo, la parola di Dio è una spada a doppio taglio, è una spada che divide, tanto che Gesù stesso dice: io non sono venuto a portare la pace sulla terra, ma sono venuto a portare una spada. Tanto che nelle stesse famiglie si potranno verificare queste terribili e dolorosissime divisioni a causa proprio della verità. Sono, direi, le divisioni più dolorose, quelle che avvengono all'interno dei nuclei familiari. Non tutti sono per Cristo e non tutti seguono volentieri la dottrina cristiana. Quindi bisogna avere la consapevolezza che seguire Gesù può comportare anche questo, ma vale la pena scegliere la via della verità. Gesù stesso, quando bambino, viene portato al Tempio. Ecco, ci sarà il profeta, il vecchio Samuele, adesso non mi scuso, non è Samuele, comunque, che dice a Maria: questo bambino è qui per la rovina e per la salvezza di molti, egli sarà un segno di contraddizione e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Anche Gesù ha vissuto questo dolore della divisione quando ha visto il suo popolo che lo stava rifiutando. Ha pianto lacrime sulla città di Gerusalemme, lacrime sincere, perché quel popolo era il suo popolo. E anche Maria versa lacrime, anche ai giorni d'oggi, al giorno d'oggi, per tutte quelle anime che rifiutano la redenzione portata da suo figlio. Ma Maria non ha consigliato a Gesù di scegliere una via più morbida. Ha sempre sostenuto Gesù nel fare la volontà di Dio. E Gesù non ha scelto una via morbida per salvare il suo popolo in modo da salvare gli uni e gli altri, ma ha scelto la via difficile della croce. È stata una sua scelta, la più radicale. Pensate allora cosa significa in certi casi essere fedeli alla verità di Cristo. Ma beate quelle persone che saranno in grado, con l'aiuto del cielo, di fare anche questo.
Ebbene, vedete che nel Vetus Ordo vi accorgerete andando avanti che saranno veramente pochi i giorni in cui non si ricorda con una certa solennità un santo, e spesso questi santi sono i martiri. Mentre nel Novus Ordo, quello entrato in vigore sotto il Papa Paolo VI, tante di queste memorie sono state declassate a feste, memorie facoltative. Nella pratica poi non si ricordano, perciò sono tutti giorni, sono tanti giorni feriali, ma anche in questo modo si educa il popolo di Dio a credere che poi tutto sommato essere cristiani non sia una cosa poi così difficile e così impegnativa, quasi quasi opzionale, mentre invece nel Vetus Ordo abbiamo quasi ogni giorno l'esempio di persone che sono state vicine a Cristo in tutto e per tutto. Sia lodato Gesù Cristo. Dominus vobiscum, oremus. Gloria et honore coronasti eum, et constituisti eum super opera manum tuarum, Domine.
Orate, fratres, ut meum vestum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus meis, ad laudem et gloriam nomini sui, et utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesiae sue sante. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, cum spiritu tuo, sursum corda, primus abdomen. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine, Sante Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremum potestates, celi celorumque virtutes, ad beata Serafim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut admitti iubeas te precamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Regni sum cieli et terra, gloria tua, Osanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Osanna in excelsis. Thank you.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum dignus ut intersubstantibus. Domine non sum dignus ut intersubstantibus. Domine non sum dignus ut
Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Qui vult venire post me, abreget semet ipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me. Dominus vobiscum, oremus. Dacque exumus Domine Deus noster, ut sicut tuorum commemoratione sanctorum, temporali gratulamur officio, ita perpetuo letemur aspectu, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, ite missa est. Deo grazie. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium,
ut testimonium per ibere de lumine, ut omnes credent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium per ibere de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in un mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod potautem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, is qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris et ex Deo nati sunt. Et verbum caro tatum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo e spes nostra salve. A te clamamus exules fili Eve, a te suspiramus gementes et plentes in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra in los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo, Maria. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Deus refugium nostrum et virtus, populum a te clamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso, ad Beatis Apostolis tuis Petro et Paolo et omnibus Santis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione Sante Matris Ecclesiae Preces et Fundimus, misericors et benignus exaudi, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sante Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli est oppressibium, imperetibli Deus, supplices te precamur. Tuque princeps militiae celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesu sacratissimum, miserere nobis. Cor Iesu sacratissimum, miserere nobis. Cor Iesu sacratissimum, miserere nobis. Cor Mariae Immaculatum, intercede pro nobis.